La Bala Libera Accademia delle Belle Arti di Firenze ha celebrato i primi 20 anni di attività con 2 giorni di eventi, sfilate e una mostra che rievoca la storia dell'istituto attraverso 40 opere di design di ex allievi. Le iniziative sono state ospitate dall'Istituto degli Innocenti di Firenze. Il primo giorno hanno portato in passerella le loro creazioni gli studenti che hanno concluso il percorso formativo nel 2020 e che a causa della pandemia avevano dovuto rinunciare alla sfilata conclusiva del corso. Sono inoltre stati consegnati premi per la modellistica e il design. Il secondo giorno, inaugurazione della mostra Le opere e i giorni, una conferenza nel Salone Brunelleschi ed infine la sfilata degli allievi che concludono il percorso formativo nel 2021. La mostra, curata da Mauro Manetti, Lucia Fiaschi e Matteo Innocenti, è aperta al pubblico fino al 15 luglio. L'ABA ha saputo declinare la grande tradizione artistica e culturale di Firenze con la modernità del gusto e l'innovazione tecnologica, ha commentato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.